È stata inaugurata alla presenza del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, la 54esima Fiera del Riso di Isola della Scala, che dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, torna con un programma ricco di eventi per celebrare uno dei piatti italiani più apprezzati al mondo. Anche quest'anno protagonista della manifestazione sarà il riso nano vialone veronese IGP, primo in Europa ad aver ottenuto nel 1996 l'indicazione geografica protetta. La fiera inoltre ospiterà dal 24 settembre al 2 ottobre Taste of Heart, un progetto per l'internazionalizzazione della manifestazione che prevede una nuova area con espositori esteri che racconteranno e presenteranno i prodotti e le peculiarità dei propri territori. Evento quest'ultimo che ha permesso alla Kermesse enogastronomica isolana di essere inserita nel calendario di AEFI, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane. Questo è il sistema migliore per fare la promozione del binomio prodotto-territorio. E qui mettiamo assieme 2 realtà economiche del Veneto, quello dell'agricoltura, 6 miliardi di fatturato, la prima agricoltura in Veneto è quella veronese, e dall'altro il turismo, perché poi l'attrazione turistica passa attraverso sicuramente il nano vialone veronese IGP, ma anche tutti i 350 prodotti tipici del Veneto, e pensate che l'industria turistica in Veneto fa 18 miliardi di fatturato, è la prima nostra industria, magari non si dice mai, e penso che la promozione del territorio debba rendere grazie ai volontari, agli enti fiera, alle prologue, insomma a tutti quelli che lavorano per queste iniziative. Se ci pensate sono artefici anche del successo di molti prodotti tipici.